Hai già una base di automazione e vuoi capire come poter sfruttare questo nell'ambiente della programmazione PLC. Allora, qui io ti darei un consiglio, direi veramente pratico, di prendi un progetto, ce l'hai, reperiscilo, va bene, te lo crei uno, ok? Guardi su internet se c'è qualcosa, mi chiami, te lo spiego uno io e vediamo un attimino se già sai come sviluppare a livello di logica. Il funzionamento di un impianto, quindi sai quando le cose si devono muovere, aprire, chiudersi, salire, scendere, a destra, a sinistra e quant'altro, quindi c'è un'armonia in tutto quello che si va a realizzare. Dopo, concettualmente, devi mettersi lì e solo fare pratica, 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 e tanto come l'inglese, ok? Qualsiasi altra lingua che non conosciamo, noi dobbiamo fare pratica, pratica, pratica in campo, in ufficio, in campo, a casa, in campo. Concettualmente faremo sempre questo tipo di mestiere perché. Se non facciamo pratica, non andiamo da nessuna parte, ma se non abbiamo le basi, non riusciamo a fare pratica. Quindi le cose si legano.